President, insieme a Confagricoltura abbiamo invitato i soci che oggi sarebbero entrati in commissione prezzi. Qual è il problema, la situazione? Sì, di fatto abbiamo impedito ai nostri soci di entrare alla quotazione del grano della borsa merci della Camera di Commercio di Alessandria per manifestare il fatto che questi prezzi non sono sostenibili. Non è possibile che il grano tenero ci venga remunerato soli 20 euro al quintale quando le nostre spese per andarlo a coltivare sono state elevatissime. Abbiamo utilizzato il gasolio ai massimi storici come prezzi e anche i mezzi di fertilizzanti e i mezzi di produzione a dei costi altissimi. Quindi con 20 euro alla vendita sotto trebbia siamo ampiamente al di sotto di quelli che sono i nostri costi di produzione e quindi non riusciamo a pareggiare i nostri bilanci. Presidente, a conti fatti, per gli agricoltori a queste condizioni non è più economicamente vantaggioso produrre? No, assolutamente, si produce in perdita, anche perché abbiamo seminato ad ottobre, insomma nell'autunno, i prezzi alle stelle, dei concimi, i prezzi del carburante alle stelle e oggi raccogliamo un prodotto che a Milano è quotato a martedì scorso a 22 euro al quintale e che quindi questo non copre assolutamente per la nostra provincia. Questo è una situazione davvero drammatica, tenuto conto del valore della produzione di frumento tenero in Alessandria.